Che cosa sono i ventricoli cerebrali? I ventricoli cerebrali sono delle cavità contenenti liquido situate all'interno del cervello. Le due porzioni principali sono costituite dai cosiddetti ventricoli laterali, uno per ogni emisfero. Questi, a loro volta, sono suddivisi in una porzione centrale, detta cella media, in un corno frontale, in un corno temporale e un corno occipitale, ciascuno dei quali è collocato all'interno del rispettivo lobo. Al di sotto dei ventricoli laterali abbiamo il cosiddetto terzo ventricolo, impari e mediano, che comunica con i laterali attraverso i forami interventricolari e che verso il basso si continua nell'acquedotto di Silvio. Quest'ultimo raggiunge il quarto ventricolo, la porzione più bassa del sistema ventricolare, è situata in profondità rispetto al cervelletto. Questo ventricolo è in comunicazione con gli spazi liquorali subaracnoidei.